Ciao a tutti, oggi è la sera, sono le 22 e 3 minuti di lunedì 5 ottobre 2020. E mi è arrivato questo pacco che sono andato a prenderlo da Adamino, uno degli armadietti blindati, i locker si chiamano. E vediamo che cosa c'è. C'è l'immagine di una batteria. Non so se lo metterò nel titolo, se lo metto nel titolo saprei che già cos'è. Preso in offerta e comunque sicuramente non un ultimo grido, ma per me basta e avanza. Certo, sempre che funzioni tutto come si deve. Questo oggi poi diluviava, ma per fortuna è ben confezionato, si era anche bagnata il cartone. Poi c'è la custodia con la pellicola impermeabile in più la busta, quindi non correva rischi. Allora, vediamo, molto elegante, il prezzo 67,99 euro spedizione inclusa. Qui ci sono per chi è molto nerd, le caratteristiche tecniche, un telefono se non l'avete capito, della Qbot, una marca cinese chiaramente, questi prezzi. Però la Cina oramai non produce più solo cinciscaglie, ma anche tecnologie, anche apprezzate, anche rischiose, non per un privato magari, ma per gli stati sì. Vorrei cercare di, ecco, senza danneggiare questa bella custodia. Non so se sarà possibile. Comunque, io sono andato avanti fino adesso, ripeto, ottobre 2020, senza un cosiddetto smartphone, un telefonino intelligente. Ce ne ho avuti due per la verità, uno un vecchissimo Lumia regalato. Anni fa, che oramai non funziona neanche, cioè funziona, ma sono i programmi a non funzionare più per quello, con Windows come sistema operativo, e uno più recente, un Samsung Ilunga, no J per cortesia, perché siamo in Italia, quindi Ilunga 5 del 2015, se mi ricordo bene, anche quello un regalo. Però mi serviva qualcosa di diverso e particolare. Questo è un Ruger, quello chiamato un Ruger, si sente già dal peso che è parecchio nerto. Eccolo qui, c'è una pellicola, sicuramente si leva con questo, dopo la leviamo, e c'è un telefono corazzato, diciamo, adatto per quelle cose che faccio io, giri insomma un po' impegnativi, neanche troppo, però giri dove un normale telefono è più soggetto a danneggiarsi. Per carità, quello me lo sono sempre portato dietro e non è mai successo niente, però è anche vero che quello lo utilizzavo esclusivamente come contapassi, perché non ha la scheda telefonica questo Samsung che vi dicevo. E invece è arrivato il momento di dover mettere una scheda telefonica. Questo utilizza la tecnologia 3G, quindi non è avanzatissimo, per 67 euro grasso che cola. Per me poi batteria da 4400 mAh, quindi molto capiente, ha un aspetto ignorante. Spero che cadendo ha degli inserti in gomma, però è una gomma che insomma non so se sì, un po' sembra attutire, ma il peso è tanto, quindi se prende una superficie dura da un'altezza elevata non lo so. Sono comunque oggetti delicati, dovrebbe andare almeno ad 1 metro di profondità, il che significa che se piove almeno non si rovina. E il prezzo base era 79,99, mi sembra. Dicevo,
fino adesso, da un anno a questa parte, sono andato avanti, adesso non ce l'ho dietro. Vabbè, un telefonino normale di quelli vecchio stile, oggi li usano gli anziani, senza internet, senza niente, che andava bene per quella SIM, quella scheda telefonica, che è una vecchia scheda telefonica da 16k byte, mi sembra, del 1998, che quindi ho anche il diritto a farla. Sentite anche voi se avete delle schede vecchie, non credo, perché oramai chi è che ce l'ha più, però per chi ce l'ha c'è una promozione che ti consente di cambiarla con una più moderna, mantenendo il tuo numero chiaramente, e la paghi 15 euro, però te li rimborsano ovviamente come traffico telefonico, quindi comunque paghi, però almeno ce l'hai questi 15 euro. E in più, questo invece è più allettante, hai un mese di chiamate gratuite, anche di SMS, credo, non so se ci sono i giga di mezzo. Io fino adesso sono andato avanti con la rete senza fili, per usare questo telefono, non questo, il Samsung, perché comunque funziona, WhatsApp funziona, anche se non hai la scheda dentro. E la mia idea era di, dopo aver sfruttato questo mese gratuito, di passare a Poste Mobile, perché mi sembra molto conveniente anche a livello di gigabyte. E poi la TIM, se vuoi le chiamate gratuite meno di 20 euro, 19 euro non spendi al mese, non mi va sinceramente di pagare una doppia bolletta. In pratica, fino adesso, da un anno a questa parte, avevo una promozione che mi consentiva di pagare 3 euro al mese, avevo chiamate solo vocale gratuite illimitate, e quindi l'avevo utilizzato per quel motivo lì. Avevo accettato di buon grado questa promozione, che è anche particolare, strano che te la diano per 12 mesi, di solito dura molto meno, a me è la prima volta che me la davano comunque. Però è scaduta, proprio oggi 5 ottobre è scaduta, me la diedero esattamente 12 mesi fa, che è successa una cosa grave per, dal punto di vista familiare, e ovviamente non, la team non è che sapesse nulla, però ha un pochino alleviato, nel senso che io in quel periodo non avevo, cioè dovevo fare delle telefonate abbastanza frequenti, non potevo stare lì a guardare, anche perché comunque il telefono sempre quello normale era, quello non smartphone, non telefonino intelligente, e quindi non avrebbe avuto senso, né io avevo il tempo di andare lì a sottoscrivere un abbonamento vero e proprio, quindi pagavo cash ogni volta al tabaccaio, 10 euro, 20 euro, eccetera, e quello invece mi ha aiutato, perché nel periodo successivo ho potuto avere le chiamate gratuite. Però adesso è finito quel discorso lì, ma è comodo, devo dire che è comodo, anche se fino all'anno scorso sono andato avanti praticamente senza chiamare, ricevevo solamente in caso di necessità o chiamate proprio d'emergenza. Però è comodo, i prezzi si sono abbassati, questo delle Poste 10 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro per i successivi 3 mesi, poi per sempre. Sempre, vabbè, parolona, sempre non esiste nelle cose umane, ma diciamo finché dura, 8 euro per chiamate, SMS, ma chi li usa più gli SMS, però vabbè, ci sono, e 100 GB, che sono tanti, credo siano tanti, soprattutto per uno che è abituato a non utilizzarlo fuori. E così ho pensato che farsi un telefono poteva essere, in questo momento, anche perché posso permettermelo per fortuna, pur risparmiando, però 67,99 euro, insomma posso permettermelo fino a lì. Ecco, quindi un telefono che sicuramente, qui penso che bisogna svitare queste viti, si apre, adesso non ho il cacciavite, farlo con questo si graffierebbe, non mi va di graffiarlo appena aperto. Che vi devo dire, non è un tele Android 10, non me ne intendo, quindi per me è grasso che cola, ripeto, non so che non è
al top, all'apice della categoria dei telefonini odierni. Lo so benissimo, ma a me non interessa, cioè non mi serve e non ce le vorrei neanche spendere. Non parliamo quelli proprio all'apice da 1000 euro o 1500, non sarebbe praticabile, ma anche un telefono, diciamo, di fascia media di 200-300 euro per me sarebbe eccessivo. A me basta che funziona. Se funziona questo, tutto regolarmente. Vediamo prima di chiudere, facciamo una cosa rapida. Cos'altro abbiamo qui? Il classico cavo USB e micro USB, un caricabatterie che fa sempre comodo, non ce n'ha tanti, però questi fanno sempre comodo, 1 ampere. E basta. Libretto di istruzioni. Questo cos'è? Compliance. Vabbè, istruzioni, chissà se ci sono in italiano. Undetectable battery. Achtung in tedesco, attenzione. In italiano tradotto con suggerimenti, dappertutto è attenzione e in italiano suggerimenti. A causa delle normative sull'aviazione, il telefono dovrebbe mantenere una batteria basse. Traduzione veramente ridicola. Dopo ricevuto, si prega di ricaricare circa 30 minuti. Bah. Qui abbiamo, cos'è sta roba? Questo è il silica gel. Questo cos'è sta a fare? Dentro una bustina un pezzetto. Ah, ho capito. Allora bisogna che lo apro, insomma. Questo è il cacciavite. Ti danno in dotazione questo pezzettino di metallo. Così lo puoi aprire. Insomma, non ho proprio scuse, tocca farlo. Sempre che si apra, perché non è che. Siamo sicuri che per aprirlo, io direi di sì. Ecco, però una bella cappellina che per aprire e chiudere devi fare questa operazione, ma forse è inevitabile per fargli mantenere. Ecco, uno quanto sta a perdersele poi. Forse aiuta a mantenere, ma non ci sono guarnizioni, niente, quindi non so. L'impermeabilità. Cioè, ci sono gli alloggiamenti per due SIM. E per una scheda SIM mini, come vanno adesso del resto, e una scheda SD. La batteria, forse bisogna smontare tutto, svitare ogni singola vite, per prima buttarlo via e comprarne uno nuovo. Vabbè, c'è una guarnizione qui che protegge, qui attorno. Ecco, un telefono senza pretese che dura tanto la batteria, che ti può dare una mano anche per questo. Ho preso un telefono che potessi inserire il GPS, perché comprare sul GPS, voi direte, non è la stessa cosa. Ho capito, va bene. Su un GPS, anche quello più economico, 80-90 euro, il più economico che c'è. E ha solo quella funzione lì. Il
Invece questo mi risolverebbe anche il discorso del telefono, che comunque inizio a fare un po' fatica col telefono senza internet, più che altro perché dovrei pagare dei servizi aggiuntivi che non potrei mai usare, come i gigabyte. Allora, start quick. Vabbè, poi ce lo leggiamo con calma. Adesso tanto chissà se funziona. Mi dispiace a togliere la custodia, cioè la protezione. Però, ma qui c'è. Vediamo un po' se si apre. Tutto con le guarnizioni. Qui c'è per le cuffie e qui una porta USB. È molto incastrato. Ho un po' paura perché queste è un attimo che si rompano queste di gomma. Oh, non si leva. Porta USB, ma non si apre. Ma ecco. È fino fino qui l'attacco, non so quanto dura, cioè io cerco sempre di trattarle bene le cose, però prima o poi. Allora, questo sarà per l'accensione. Chissà se c'è un po' di batteria. Che effetto che fa? Tipo un'onda. Si vede qualcosa. È un po' lento, effettivamente. Spero che sia così lento perché era prima accensione. Sembra abbastanza corazzato anche il vetrino. Italiano. Italia San Marino. Ciao. E schede inserisce. Non ci so. Adesso non ci sono schede SIM. Arriveranno. Spegni. Non l'ha preso? Il telefono verrà spento. Io capirei, ho speso pure 7,5 € per prendere un vetrino corazzato per dargli vibrato per dargli una maggiore protezione, ma qui non c'è proprio lo spazio, forse è già compreso, non lo so, perché è paro, non so se si può vedere, è allo stesso livello. Invece di solito telefoni normali hanno una scaletta e lì, vabbè, avrò buttato via 7 euro, che vi devo dire. Poi ne arrivano due, mi sembra che sia un pacchetto da due, cioè 7 euro ti danno due vetrini temperati. Vabbè, questo è quanto. Allora, tiriamo fuori questo perché serve. Com'era messo qui? Allora, questo così, questo dentro. Questo qui, anche se non è perfetto, tanto carina la scatola però, elegante. King Kong della Kubot. Lo consiglio, cioè, ancora non l'ho provato, però mi sembra tosto. Se funziona tutto bene,
chi va a fare camminate, ripeto, non, magari non può sostituire un GPS vero e proprio, però se non fate cose molto impegnative, che state 3-4 giorni, una settimana fuori, sempre in giro per decine di chilometri, se fate una escursioncina così di un pomeriggio, di una mattina, di un pomeriggio, secondo me basta e avanza. Vi saluto al prossimo video.